La Toscana è una terra ricca di bellezze, ma anche di sapori. Quello intrapreso da Unicop Firenze è un viaggio lungo la regione e i prodotti alimentari del territorio, che ora coinvolge anche 200 piccoli fornitori. Microaziende, spesso familiari, che stanno arrivando sugli scaffali dei punti vendita più vicini ai luoghi di produzione. Cibi di qualità e vicino casa, valori nel DNA di Unicop Firenze, che da tempo sostiene, con tante iniziative, l'economia locale. Un fornitore su tre è toscano, per 454 milioni di euro in acquisti ogni anno. Nell'ultimo anno abbiamo deciso di fare un ulteriore sforzo, che è quello di incrociare anche i piccolissimi produttori, quindi trovare le microproduzioni che spesso sono in grado di servire non più di uno o due negozi, ma che rappresentano sicuramente una caratteristica importante e qualificata della produzione toscana. Una recente statistica analisi ha fatto IRPET risulta che noi abbiamo circa il doppio rispetto ai nostri concorrenti di presenza di prodotti del territorio. Toscani rappresentano un quarto circa dei nostri acquisti. Insomma. I piccoli fornitori ci mettono anche la faccia con degustazioni nei punti vendita Coopfi per far toccare con mano le eccellenze. Federico Marinelli, 33 anni, è uno di loro. Dal 2014 alla periferia di Firenze ha aperto con la suocera un laboratorio di confetture di qualità. Ora fornisce i suoi prodotti in due punti vendita della città. È sicuramente una sfida, perché un'azienda come la nostra, molto piccola, si approccia solitamente a dei partner di questo tipo con difficoltà. È anche una grande opportunità, naturalmente, denota una grandissima attenzione da parte di un player importante a quelle che sono le particolarità del territorio e eccellenze come la nostra, che altrimenti spesso e volentieri sono troppo piccole per riuscire ad emergere. E questa è anche una sfida per tutta la regione, dice l'Accademia dei Giorgofili, partner dell'iniziativa insieme ad ANCI Toscana, l'Associazione dei Comuni. Sempre più giovani riscoprono l'agricoltura e la produzione alimentare, che può rivelarsi un volano per i territori marginali. La preoccupazione dell'Accademia era questa di dare anche opportunità ai giovani, che possono favorire questo ricambio generazionale in Toscana. I produttori sono ormai in una fascia fra i 65 e i 87 anni di età. C'è una forte domanda di giovani che sono interessati a riscoprire l'agricoltura. Non tutti vengono da tradizioni agricole e con questo, diciamo, la riscoperta di certi prodotti può dare anche delle prospettive interessanti di mercato, perché la dimostrazione è l'interesse che Unicop ha dimostrato in questo percorso dei consumatori, che magari, anche se non tutti i giorni, vogliono portare a tavola dei prodotti che sono legati alle loro conoscenze, alle loro tradizioni, ai territori di provenienza. Si parla di territori bellissimi, ma in cui è più difficile fare impresa, è più difficile abitarci. Noi bisogna far di tutto e mettere in campo tutte le politiche possibili per consentire a chi vuol continuare ad abitarci, a chi vuol fare impresa, di farci impresa. Perché quei territori vanno tutelati, valorizzati e mantenuti. E la promozione della Toscana passa dalla cultura enogastronomica. È uscito il secondo fascicolo per scoprire ricette, tradizioni e pillole di salute riguardo alla nostra cucina. E presto si svolgeranno anche visite per i soci alla scoperta del territorio e dei piccoli fornitori.